questo è corretto, vedete? No, ci hanno messo sempre per 109, perché? C'era lo spazio dentro gli apici, cose del genere, no? No. Allora, rileviamo questo. Oh. Lasciamolo così, mi sta prendendo male. Allora, salvato, facciamo refresh un'altra volta. Home, così almeno ricarica tutto. M.DiPaolo. Queste sono quelle cose, sai, assurde. Pluto. Ok. Mail inviata correttamente. Le donne indietro, eccolo qua. Ok, vado sull'ultima. L'ultima potrebbe essere un minuto fa, 0 minuti fa è questa. Eccola. Perfetta, muove corretta. Faccio clic sul link. Guarda, è incredibile. Dice, non riesco a fare la connessione. A me è quella che mi mandaron. Allora, 127.001. Niente, cioè non riesce a fare la connessione al sito http://. Però questo è proprio un problema. Allora, scusate, ma io a questo punto devo fare una cosa un po' drastica. No, perché mi scoccia, perché questa è una cosa talmente banale che sta diventando... Allora, facciamo così, guarda. Questa, guarda, è una cosa brutta, veramente brutta. Configurazione PHP. Allora, sostituisci 8081 con 8080. Ok, quindi no, adesso vado a fare prova, voglio vedere se è cambiando praticamente la porta. Prova successivo. Ah, proprio non l'ha trovata? 8080? Allora, non lo salviamo. Ah, l'aveva salvato invece. Configuration PHP. Trova 80. Si era soltanto un lavorare, no, niente, qui non trova 4096, lo provate a cercare voi, se mi dite la sezione dov'è, io non me lo ricordo mai. Allora, 80, a voi funziona? A me ancora non sono riuscito a scrivere perché mi sta mandando la password, cioè mi sta mandando la mail. Mi continua a... Se non firmo l'errore tu qui, cioè non capisco dove mi sbaglio. Allora, 80, non è questo, sono merda. Vediamo qua, configuration, PHP. No. Configuration. Ma se scrivo male di niente potrebbe essere sia quello che mi manda? Scritto male gli header. No, il header è scritto bene. No, dico, se io ho scritto male gli header, è possibile essere quello che mi arriva? La mail? Guarda, l'header è scritto in questo modo, guarda. Dove è inferiore? È scritto così, guarda. No, dico, se io per sbaglio ho sbagliato con qualche
qualche parola. Quello comunque deve andare, anche se l'header non è perfetto, giusto? Sì, ti viene scritto male dentro a... praticamente deve andare lo stesso. Al codice, ma in effetti è sempre lo stesso. Allora, qui l'unica cosa diversa, c'è cioè questo target underscore blank, è possibile che questa cosa... Aspetta, no, uscire giù? Lascia perdere, credo, perché... Ah. Io non sono... Rimetti un attimo, come capire? Allora, messaggero, messaggio, messaggio, gentile cliente, soggetto... Una domanda, no? Quel mail non sta dentro, no, quell'esso più di là, io non l'ho chiuso, ecco Ctrl S. Ragazzi, provate a scrivere pure voi il codice allora. Sì, ma io forse... Vorrei capire, 127.001.8081, sito, newsletter... Fermati. No, no, è il local web, dovrebbe essere questo. Oddio! Prova a rimettere il ricetto dinamico. Prova a rimettere il ricetto dinamico. A me mi dice correttamente inviata stavolta, ma mi ha fatto anche un warning su mail. Non vediamo. No, ma prima è partita, scusate. No, la cioè la mail parte, che poi non... È... Allora, vediamo un po'. M. Se mi dice warning, mail send mail from not send in PHP, your costing from header missing in C, data local web, c'è dinamico include su per PHP. Allora vuol dire che c'è qualcosa che è scritto male dentro l'header. Vedi, questa è arrivata, cioè la mail è partita. Poi questo che fa? 127.001.8081, sito newsletter.php. Operazione R, aspettate un po', allora potrebbe essere un'altra cosa, ma allora no, questa la eliminiamo. Guarda, questo è successo un gran casino, però vedi, questo mi dà sito. Io pensavo, dico, forse ci devo mettere tutto il path completo, questo qua, no? Data, local web, invece no. Qui ci sono, così, metti, scrivo meglio l'header, secondo me non mi funziona. Vedo, c'è sito, è giusto. Allora, vediamo un po', 81, proviamo con 81, ormai sto andando a tentativa, la cosa mi secca parecchio, ho fatto un errore a provare, l'ho provata per un po' di cose, ma non credevo che, no, parte pure con 81, eccolo qua. Ti posso dire che 3 secondi l'era perché ho fatto questo. Aspetta un attimo, vediamo un po' se questo qua parte. Vediamo un po', clic. Oh, ok, perfetto, è partita. Mo. Ti metto un attimo l'era così finisci di... Allora. Allora, questo si chiama Oppo. Questo si chiama praticamente mail e questo si chiama pass. Ok, allora apriamo l'altro file che è praticamente newsletter.php. Vediamo un po' che c'è. Aspetta. Cerca di guardare qua, poi vediamo di farlo funzionare. No, perché così se lo faccio bene anche io, ho due versioni funzionanti. Allora, newsletter. Allora, quindi adesso parte però da questo errore di notaris, definire variabile op, però questo non è un problema perché dentro newsletter poi si vede a linea 17. Eccolo qua. Eccolo qua. Questo è dollar underscore get, perché questa è una variabile, giusto? Ok, perfetto. Questa qua adesso se io faccio refresh, e questa è l'insert, quindi l'insert dovrebbe essere corretto. Io infatti questo qua se lo prendo, se lo voglio provare, vedete, prima funziona, ci bisogna arrivare l'80 davanti, non si sa perché, questa, voi me la devo andare a studiare bene questa cosa,
prendo questa insert, me ne vado qui dentro ricette e provo a vedere se funziona. Questo è il modo migliore per poter vedere se funziona. Poi la svuotiamo, CTRL V, se è corretta, questo mi dovrebbe inserire praticamente mia. Vediamo un po' se vado dentro Denti Newsletter, eccolo qua, vedete? Mi ha inserito praticamente la cosa, quindi l'insert funziona, ok? Adesso mi svuoto praticamente la tabella con Truncate. Utenti. E questo voi tutte le volte che cambierete versione di CPHP queste cose le dovete ricontrollare sempre tutte. Queste cose del pad fisico, della porta, perché purtroppo questo è uno dei grossi problemi del software open source, che cambiano le cose da una versione all'altra. Perfetto, allora questa insert funziona, quindi adesso la farò eseguire direttamente, ok? Allora me ne vado praticamente dentro al mio, chiudiamo un attimo il, me ne vado dentro home, svuoto la cache così almeno non ci abbiamo niente e faccio effettivamente la registrazione m.dipaolo@labweb.it e la password è Paverino. Registrati, mi arriva praticamente la mail. Mi è arrivata, si sente. Ok. Perfetto, ce ne stanno due, io devo prendere l'ultima, fondamentalmente questa. Eccolo qua. Paperino, clic. E lui praticamente... Metti un eco di cosa è registrato, un eco si è cancellato. No, sì, potremmo mettere anche qui un eco, grazie per essersi registrato se uno vuole. Qui dentro uno mette eco, grazie di aver confermato la registrazione. Tu scrivi bene dietro, no? Punto e via. Che vuol dire? Ok, anzi mettiamoci pure un a capo, dollaro a capo. Almeno quindi questo praticamente se io vado a fare la registrazione, ok? Allora vediamo adesso la cancellazione. Allora quando io vado a cancellarmi, la prima cosa che devo fare, non posso andare a fare un update perché sennò lo farei su tutti quanti, devo in qualche modo puntare praticamente all'utente che si sta cancellando. In teoria qui il modo più sicuro sarebbe puntare all'ID dell'utente, però è anche vero che qui esiste un valore che è univoco, che è praticamente la mail. La mail non ne possono esistere due uguali. Quindi posso utilizzare la mail direttamente dell'utente come identificatore unico per poter andare a fare praticamente la cancellazione. Allora, dentro newsletter praticamente, quando io mi sto cancellando, la query è praticamente dollaro mio SQL uguale, faccio update utenti underscore newsletter, set il nome del campo è praticamente quello, è il campo quello booleano. Veloce, vabbè, incredibile. Come si chiamava? STNL? Guardatelo sul vostro. Set st underscore nl uguale a 0 e poi where. Ma adesso che sta facendo? Canto di serve? C'è it underscore nl, mail underscore nl, path. PWD. Ma questo è, vedi, questo non è il coso, il non è il codice che
hai scritto male. Adesso c'ha proprio problemi praticamente il server, guarda. Allora, utenti newsletter, speriamo che ci fa entrare dentro, sì, per fortuna sì. E where mail nl underscore nl è uguale, è una variabile di tipo string a quella che sto passando, quindi va messa tra apici. Dollar underscore get, aperta e chiusa parentesi quadra, come si chiama praticamente mail, ok? Punto, apice, apice. Quindi questa è la mia query di update, vedete? Update, nome della tabella, set, nome del campo, uguale a nuovo valore, in questo caso è 0, where mail nl è uguale a dollar get underscore mail. Vi faccio eseguire, se voglio faccio anche più un eco, dollaro lis uguale. In teoria vedete che questo dollaro lis può anche essere unico, lo posso mettere anche fuori dal lis, perché tanto è sempre lo stesso, volendo. My SQL underscore query, aperta, parentesi, dollaro con db, dollaro mio SQL, e poi faccio of die errore nell'update, ok, ok, e così via, e poi metto un echo, cancellazione dal newsletter effettuato con vedete, questo è per quanto riguarda invece la cancellazione. Vedete, praticamente l'unica cosa che è cambiato è praticamente la query e il messaggio. Quindi questo può essere ridotto ancora di codice buttando fuori. Allora, questo qua adesso, se io lo faccio partire, andiamo in esecuzione, poi ve lo lascio copiare, vado a cancellarmi dalla newsletter, faccio un refresh, metto praticamente M punto di Paolo e poi metto Paperino, faccio cancellati, torno indietro, mi è arrivata praticamente la mail di cancellazione alla newsletter, clic. Gentile cliente, per completare la cancellazione faccia clic sul seguente link. Infatti mi sto portando appresso. L'unica cosa che è cambiato è OP, l'operazione che da R è diventata C. Quindi io faccio clic sul link. Cancellazione dalla newsletter è avvenuta con successo. Se vado dentro al database, mostra, spera, ecco, vedete, e lui mi dà stato newsletter uguale a 0. Siamo riusciti a farla funzionare. Un po' per colpa mia, perché ho un casinato di nome nel pulsante, un po' perché sto server funziona male, abbiamo fatto una bella coppia stasera, tutti quanti, in due. Allora, questi praticamente sono i due metodi per potersi, per creare un piano da mail e fare una registrazione alla newsletter. Diciamo, l'abbiamo utilizzata la registrazione alla newsletter come, diciamo, scusa per poter vedere bene questi tre concetti. L'invio di mail, il formato HTML, e praticamente insert e update. Vedete che l'insert e l'update è molto più semplice della select, eh? Notate che praticamente non si deve fare niente, sono due righe di istruzioni, di cui una è una variabile d'appoggio che serve per poter scrivere un codice un po' più decente. E questa è la classica pagina che non è navigabile dentro al sito newsletter, perché non si trova praticamente nessuna voce di mail. Il problema è che noi abbiamo passato in maniera nascosta, cioè in background, tramite il metodo post del form, delle informazioni, ma potrebbe anche essere che qualcuno si trova, riesce a entrare praticamente dentro la mia mail, riesce a entrare dentro la mia mail e riesce a vedere praticamente la password che io ho utilizzato per poter registrarmi praticamente alla newsletter.
Allora c'è la possibilità di cifrare praticamente le informazioni che uno spedisce. Io in teoria posso cifrare qualsiasi informazione di tipo testuale, in teoria anche la mail potrei cifrare, non c'ho problemi. Esistono due protocolli, dimmi. Un altro errore che sono un po' smanettato, mi diceva mail da mezzi punti SMTP server response 51 syntax error in parametri of argument mail command. E allora si vede che hai sbagliato qualcosa nel scrivere la funzione mail. La prova di chiamare la funzione mail. Eh no, perché io ho provato a tagliare le parti di header, ho fatto il from, così non riuscivo a copiarlo qualcosa. Eh sì, però tu hai lasciato solamente il from questo qua. Sì. Scusa, se hai copiato questo dovrebbe essere. Eh no, però se copiamo più di velocità non è che. Cioè il name trattino version 1.0, il content type test HTML col char 7, hai messo il punto e virgola qua. Qui sì. C'è scritto 7 bit. Io ho fatto, ho scritto un po' una mime version, giusto? Mime version. Ah, mi è scritto 1.0. Però comunque devi mandarla anche se non ci sono queste, no? E allora praticamente c'è qualcosa di sbagliato qui nella funzione mail, che come la stai utilizzando? Content type. Cioè, poi di meglio che quella minuscola. Type text continente punto virgola char 7 uguale UTF trattino 8 n content transfer encoding punti 7 bit slash n slash n che è scritto bene. Ma il problema che mi dice praticamente inviata, non dice solo le leve. E allora c'è scritto, hai scritto male qualcosa qui dentro, m di palo, chioccio per me di servizio, è scritto bene. Questo l'hai scritto bene. Lo slash n l'hai messo? No, i per me è scritto. M di palo, chioccio i per me di servizio, punto it. Slash n. Ci hai messo qui il punto per fare l'incremento della variabile. Sempre per. Nel post txt email soggetto messaggio header. Aspetta, intanto facciamo la cifratura, poi vengo a vedere io, dai. Allora, come si fa a cifrare praticamente, a criptare praticamente i dati? Esistono praticamente due protocolli, l'MD5 che è il primo uscito e l'SH, che qui io descrivo l'SH1, ma adesso è arrivato all'SHA256, cioè vuol dire che è stato incrementato come valore di cifratura. Cominciamo a vedere l'MD5. Praticamente si tratta di applicare, quando io voglio criptare un dato, si tratta di applicare praticamente questa funzione al dato che voglio criptare. Infatti MD5 è una funzione che ha due parametri, il primo è di tipo stringa, il secondo è RAW. String è la stringa di testo da criptare, RAW è il modo con cui io voglio criptare praticamente il dato. È un valore di tipo booleano, il cui default è false, e praticamente cripta a 32 caratteri, vale a dire che praticamente utilizza 32 byte per poter ricostruire, nascondere praticamente la stringa. Se invece del valore di default false ci metto praticamente true, praticamente cripta in 16 caratteri in formato binario. Vedete, il primo è 32 caratteri in formato esadecimale, no? Il secondo è 16 caratteri in formato binario. Naturalmente, quando io faccio l'insert into, posso utilizzare l'MD5 anche dentro direttamente l'insert into, oppure lo posso anche praticamente inviare anche tramite la variabile di query string. Quindi questa funzione MD5 come l'SH1256 possono essere utilizzati indistintamente sia nelle variabili di query string sia direttamente dentro proprio la stringa SQL. Funziona in tutti e due i casi.